Ma prima che facciamo ora un passo più in là, debbo premettere la trattazione di una verità importante e contraddire ad un comune pregiudizio, la cui sussistenza nell'animo turberebbe potentemente l'impressione di ciò che ho ancora da dire. Espongo in chiari termini il mio principio. Ogni forma volontaria di educazione nella società procede dalla cultura dell'intelletto. È vero che, così io affronto fin dall'inizio la possibile obiezione, esso non è di gran lunga sufficiente a conoscere la verità. Bisogna avere anche la potente volontà di obbedirle. E questa decisione volitiva non scaturisce a nessun costo dalla mera conoscenza, né alcuno può dimostrare a sé o ad altri la necessità per mezzo di principi. Essa è qualcosa di affatto diverso, di indipendente dalla semplice perspicacia, e non vi è alcuna conseguenza nell'espressione se egli deve scorgere questo, dunque deve anche volerlo. Ma la stessa migliore volontà, se una siffatta fosse possibile in mezzo ad un grande oscuramento dell'intelletto, non sarebbe di alcuna utilità né di alcun valore, qualora non si potesse altresì concepire ciò che poi si dovesse volere con la propria volontà. Dunque, coloro che al non desiderato maestro, recante loro dell'istruzione, gridano: niente scienza, ciò riguarda la scuola, agire, agire, questo è quel che importa. Senza dubbio non sanno, a giudicarli con la massima indulgenza, quello che dicono. Agire è certamente ciò che conta, la sua perfezione. Ma come volete mai agire senza indagare ampiamente e conoscere? Che cosa fate? Volete operare ciecamente come l'animale? Questo non è veramente il punto. Chi dicesse così e respingesse da sé ogni conoscere per amor del fare, mi parrebbe simile ad un cieco che al medico, il quale promette di restituirgli la vista, gridi ribelle. Che mi giova poi il semplice vedere questo sguardo, quale soltanto mi potresti dare? La mia conoscenza non acquista con esso alcun vantaggio. Volgere gli occhi ad un oggetto, posarveli sopra, contemplarlo e penetrarlo e considerarlo persistentemente, questo importa, qui sta il punto. Pazzo, nessuno nega che il punto stia qui. Getterai dunque l'occhio tuo riaperto, torbido e opaco, sugli oggetti come un torello e lascerai ondeggiare innanzi ad esso le figure in mutuo riflusso? Certamente, in questo modo, con il tuo sguardo, non guarderai nulla. Ma tu aspetti invano questo indirizzarsi e affiggersi e soffermarsi del tuo sguardo da qualche medico o da un collirio qualsiasi. Da te medesimo, dalla tua propria forza, lo devi trarre. Bensì nessuno sguardo puoi volgere e affiggere se prima tu non hai uno sguardo che io ti darò facilmente. Sarà poi a far tuo il retto uso di esso. Vedi che il volere non è per il conoscere, ma il conoscere per il volere. Pertanto, che cosa si deve dire a coloro che, quando osservano come taluno soprattutto lavori in pro della conoscenza chiara e distinta, gli gridano: ma l'uomo non è già puro e semplice intelletto? Certo che non è soltanto questo. Egli è per se stesso dico, anche volere. Ma nessuno può influire immediatamente sul volere dell'altro, nemmeno anzi insinuargli una volontà o eccitare e commuovere il suo volere.
questo scaturisce sempre e soltanto da un'intima fonte, giammai dall'esterno. Conosco, per mio proprio conto, solo due maniere di influire sopra gli uomini. La prima, e di gran lunga la più importante, avviene per mezzo dell'insegnamento. Ma sapere non è ancora agire. E questo deve ciascuno decidersi da se medesimo. Per sospingerlo anche a ciò, nulla ci resta che, secondo mezzo, il buon esempio, mediante il quale gli si mostra in parte l'attuabilità della prescrizione e in parte l'amabilità dell'esecuzione. Per mio proprio conto, ripeto, non conosco se non queste due maniere. Pure rammento che c'è chi conosce e difende anche una terza: migliorare gli uomini servendosi anche della commozione e del turbamento e di quel che chiamiamo cuore ed anche della fantasia. Opinioni a cui sono inclini tutti gli oratori pubblici. Ma credetemi, di quanto è certo che solo il durevole miglioramento della volontà merita di essere chiamato miglioramento. Di tanto è sicuro che nulla devesi perseguire col mezzo suddetto, anzi che il suo frequente uso è proprio dannoso. Commuovendo un individuo e facendogli versare un fiotto di lacrime o trascinandolo via in sentimenti sublimi, si può benissimo, sì, condurlo ad un'effimera buona azione, trattenerlo da un misfatto. Ma quando è passato il rapimento dello spirito, egli è nuovamente lo stesso uomo di prima e non abbiamo ottenuto nessun altro vantaggio che l'azione esteriore, di cui non ci deve importare mai nulla se miriamo al vero scopo. Ma ben può accadere, e assai facilmente, che ciascuno, il quale spesso pianga, si creda per questo un uomo buono e tralasci quello sforzo e travaglio personale che solo lo avrebbe ancora potuto salvare. Così adunque l'istruzione è anche nella massoneria, come in ogni istituzione di cultura, la cosa più essenziale. Secondo questi presupposti, io proseguirò tosto ad indicare i rapporti che passano tra gli oggetti della cultura massonica già indicati e l'istruzione, e risponderò a questa domanda. Se le cose stanno come ho esposto, qual è, in conseguenza di ciò, l'oggetto dell'istruzione massonica? E come e perché, per quali caratteri essenziali, questa istruzione diventa massonica?